L'assessore comunale all'istruzione Gisella Mondino, come aveva annunciato i nostri telegiornali, si era rivolta all'assessorato regionale per provare ad annullare il provvedimento di accorpamento delle scuole Sant'Agostino e Inveges di Sciacca. Una decisione assunta, come è noto, nel corso di una riunione avvenuta in piena emergenza alluvionale che ha impedito al sindaco Valenti e all'assessore Mondino di essere presenti alla conferenza. La proposta che il comune di Sciacca aveva trasmesso il giorno giorno prima della riunione concordata peraltro con tutti i dirigenti delle scuole della città prevedeva il mantenimento dell'autonomia per la Media in e per il circolo didattico Sant'Agostino e di rinviare qualsiasi decisione al prossimo anno, proposta che evidentemente non è stata presa in considerazione ed è per questo motivo che l'assessore Gisella Mondino si era rivolta all'assessorato regionale. Abbiamo dunque approfittato della presenza in città dell'assessore all'istruzione formazione Roberto Lagalla per chiedere contezza della situazione. Guardi la conferenza provinciale ovviamente non è regolata né diretta eh, direttamente dall'assessorato. L'assessorato ha comunque ricevuto una segnalazione in questa, in questa direzione, eh, ho già dato incarico al mio capo di gabinetto di interessare il libero consorzio di Agrigento che coordina eh, il tavolo nella qualità per eh, poter verificare. La eh, eventualità di una eh, revisione, ma è chiaro che siamo ancora nella fase istruttoria. Al di là, diciamo, di ogni valutazione eh, di metodo, diciamo, rispetto alla vicenda in sé stessa, più in generale, abbiamo parlato con l'assessore La Galla se siano previste per il mondo della scuola nuove direttive per fronteggiare quell'emergenza covid con cui ancora occorre fare i conti. Posto che si stia registrando negli ultimi giorni giorni un aumento di casi positivi al Covid nella popolazione siciliana. Gli ultimi monitoraggi rivelano però una situazione stabile nelle scuole, con numeri di contagi più o meno invariati. Assessore è fiducioso che le vaccinazioni stiano dando il giusto supporto alle tante direttive anticovid già applicate. Proprio ieri io ho scritto una nota all'assessore regionale alla salute con il quale eh, Noto intratteniamo eh, eccellenti rapporti di collaborazione nel fronteggiare la diffusione del contagio all'interno delle scuole. L'anno scorso siamo riusciti a tenere aperte le classi in presenza in Sicilia più che in qualunque altra regione italiana grazie a un campionamento particolarmente ampio e costante. Quest'anno la metodologia è cambiata in forza della vaccinazione elevata che è possibile vantare tanto sul versante degli operatori quanto sul versante degli studenti 12-19 anni, però è assolutamente chiaro che il momento attuale di recrudescenza che va tenuto sotto controllo impone un'ulteriore eh, verifica attraverso una eh, più, eh, ancora più attenta e stringente operatività delle ASPE provinciali e dei dipartimenti di prevenzione presso gli istituti scolastici dove i dirigenti scolastici e i referenti Covid sono però già regolati oltre che dalle indicazioni nazionali anche dalla circolare regionale interassessoriale che li mette in condizione diciamo, di avere una interlocuzione diretta eh, con le ASP territoriali.